La Guinea-Bissau è un paese dell'Africa occidentale che conta 2 milioni di abitanti in appena 36.000 km quadrati di superficie. Per intenderci, è uno di quegli stati africani che si affaccia sull'Oceano Atlantico a poco più di 3.000 km dalle coste del Brasile. Uno dei problemi di questi piccoli stati è riuscire a trovare sportivi per le proprie nazionali. Le continue migrazioni dagli stati africani verso l'Europa o altre regioni portano numerosi giocatori a vivere in altri paesi pur mantenendo la nazionalità di origine. La Guinea-Bissau sta vivendo questa problematica soprattutto col calcio, sport che in Africa è numericamente sentito. All'ultima Coppa d'Africa, per esempio, attualmente in corso, la nazionale ha totalizzato 0 punti nel girone, chiudendo all'ultimo posto dietro Guinea Equatoriale, Nigeria e Costa d'Avorio, paese che ospita la competizione. Con appena 4 partecipazioni alla Coppa d'Africa nella sua storia e 0 qualificazioni alla Coppa del Mondo di Calcio, la Guinea-Bissau si piazza attualmente al 103° posto nel ranking FIFA. Per tentare di dare una svolta, la federazione calcistica ha iniziato ad affidarsi anche a collaboratori esterni, tra i quali spicca Jack Coles, osservatore e analista in forza al Coventry City, club inglese che milita in Championship, la serie cadetta, attualmente al 6° posto che a fine stagione varrebbe però i playoff per la promozione in Premier League. Il compito di Coles è quello di scovare calciatori e talenti che potrebbero giocare con la Guinea-Bissau, utilizzando un videogioco, Football Manager. Io sono Francesco Deugevo Lombardo e questo è eSports Ready, il podcast che vi racconta ogni giorno le notizie e le curiosità più interessanti del gaming competitivo e non solo. Per chi non lo conoscesse, Football Manager è un videogioco manageriale che permette di simulare la guida e la gestione di una squadra di calcio. Partendo da un club realmente esistente, è possibile stravolgerne la rosa e proseguire quasi all'infinito, sfruttando i nuovi talenti. Molto spesso alcuni giocatori ritenuti promettenti su Football Manager, che nella sua versione attuale opera dal 2004 ma che come concetto nasce addirittura negli anni 80, trovano poi conferme sul campo di calcio reale. A novembre 2022 il sito The Athletic poneva Jude Bellingham tra i giovani più interessanti da acquistare proprio su Football Manager, osservando i dati presenti esclusivamente sul gestionale. A quell'epoca si parlava già benissimo sui campi di Dortmund del giovane gioiello inglese classe 2003, strappato pochi anni prima al Birmingham, squadra dove era cresciuto e che avrebbe persino ritirato poi successivamente la sua maglia. Ma è solo oggi, dopo il trasferimento al Real Madrid della scorsa estate per 103 milioni di euro, che tutto il suo talento è letteralmente esploso. Non solo per corsa e rendimento, ma anche per il numero di gol, segnando nelle sue prime 16 presenze 13 gol, ovvero una rete in più di quante ne avesse segnate nelle 92 presenze accumulate nei 4 anni precedenti con il Borussia Dortmund. Jack Coles, l'analista del Coventry City di cui abbiamo parlato in apertura, ha scoperto diversi giocatori di nazionalità della Guinea-Bissau proprio grazie a Football Manager. Tra questi ad esempio Carlos Mané, nato in Portogallo, e Obuleng Mendes, nato in Francia, ma che grazie alle loro origini possono diventare i nuovi titolari della nazionale dello Stato africano. Gunnar Solskjaer, stella del Manchester United e allenatore del club inglese per 3 anni, senza che sia però riuscito a regalare gli stessi successi vissuti da calciatore, ha citato più volte il videogioco Football Manager per averlo aiutato a cambiare ruolo da giocatore all'interno di una squadra a manager della stessa. Persino lo stesso Wayne Rooney, da poco esonerato dalla guida del Birmingham City dopo aver raccolto appena 2 vittorie in 15 partite, ha ammesso di utilizzare Football Manager insieme al proprio staff per ottenere più dati sui propri giocatori e su quelli altrui. Come può un videogioco come Football Manager aiutare a trovare nuovi talenti o a gestire meglio i propri, lo spiegano i numeri, ovviamente. Football Manager vanta una rete di 1300 scout presenti a livello internazionale sul territorio, che osservano partite quasi in tutto il mondo e hanno contatti diretti con i club da cui possono ottenere ancora maggiori dati. Stiamo parlando di 2200 club sparsi in 51 paesi in tutto il mondo, con giocatori di ogni livello e di tutti i tipi. Si tratta di una rete che nessun singolo club può permettersi, nemmeno il migliore al mondo.
Il Manchester City, fresco vincitore del Mondiale per club e campione in carica della Champions League, al termine di un 2023 da dominatori assoluti in Europa e in Premier League, nonostante abbia alle spalle economicamente più che coperte dai soldi e i ratini della proprietà, ha appena 40 scout sparsi nel mondo. 40 contro i 1300 di Football Manager. Un altro fattore di successo per Football Manager, soprattutto da quando, grazie a una maggiore e più massiccia presenza di internet, il videogioco può essere aggiornato più rapidamente e non ogni anno all'uscita del nuovo capitolo, è che i dati che sforna sono di fatto in tempo reale. Ad esempio, un criterio ritenuto importante per un calciatore è la precisione nei passaggi. Questo non è un dato simulato o una proiezione, si tratta di un dato reale e immediato, che fornisce un'ottima idea di come quel giocatore performa sul campo di calcio. Ovviamente nessuno si sognerebbe di far firmare un contratto a un calciatore solo perché ha delle ottime statistiche, ma è innegabile che sia un ottimo punto di partenza per guardarsi intorno nel trovare nuovi talenti o capire se vale la pena o meno acquistare un determinato giocatore per la propria squadra. Quello dei big data legati allo sport è un fenomeno che si è consolidato per primo, probabilmente almeno a memoria, nel football americano, trasmesso poi all'NBA cestistica, in cui i data analyst ricoprono un ruolo più che importante e forniscono un proprio contributo alle vittorie della squadra osservando numeri e statistiche dei propri giocatori, ma anche di quelli avversari. Anche gli esports ne sono intrisi, a maggior ragione in una disciplina in cui non c'è un campo reale dove competere, ma solo digitale. I numeri acquisiscono ancora più importanza, pur senza esaurire del tutto la conoscenza o il giudizio su un player. Nell'ultimo biennio in particolare, numerosi nuovi talenti sono stati scelti e proposti alle squadre della massima serie di League of Legends attraverso dei programmi che, in modo molto simile a ciò che fa Football Manager, creano un ritratto competitivo del giocatore in questione, incrociando statistiche e dati delle partite disputate fino a quel momento, trovando il giusto player a seconda delle esigenze del team. In attesa di un'intelligenza artificiale più, diciamo, intelligente, sembra già che il prossimo fenomeno di League of Legends o di qualsiasi altro esports verrà già scelto da un computer. Esports Ready è un podcast scritto, realizzato e prodotto da Francesco Lombardo. Le musiche sono di Mattia Lombardo. Le fonti delle notizie e degli inserti audio sono indicati nella descrizione dell'episodio.